Buona domenica, ben ritrovati con l'Abruzzo del Pallone, ultimo Abruzzo del Pallone dell'anno, lo diciamo subito, questo è l'ultimo appuntamento anche perché di fatto si è chiuso anche il 2018 per le squadre di Serie D e siamo qua per vedere tutto quello che è successo ieri e oggi, perché di fatto una giornata per noi abruzzesi divisa in due. Oggi c'erano Notaresco e Vastese che giocavano, ieri c'era stato il derby tra Pineto e Vezzano, erano scesi in campo il Francavilla nel pomeriggio a Martorano, in sera invece il Giulianova al Manuzzi Orogel di Cesena. Ieri peraltro c'è stata anche la vittoria del Teramo contro la Triestina. È una puntata particolare con cui ci saluteremo, perché poi ritorneremo insieme ad anno nuovo, il 6 gennaio, dunque magari state con noi per quest'ora e mezza, perché soprattutto per chi è interessato al campionato di Serie D, e so che siete molti e noi vi ringraziamo anche perché ci seguite, questo è un campionato di grandi talenti, di prospetti che si faranno, che magari faranno strada, noi l'auguriamo ad ognuno di loro, soprattutto quelli che giocano con le squadre abruzzesi, e allora ne parleremo con chi dovrà poi sceglierli, perché ci rappresenterà al torneo di Viareggio, ma non solo, al tecnico della rappresentativa di Serie D, Tiziano De Patre. Ciao mister. Buonasera e grazie per l'invito. Ben ritrovato e grazie. Quale miglior ospite per coronare insomma una prima parte di stagione che ha visto le nostre squadre, poi vedremo anche la classifica come è cambiata alla luce dei risultati odierni. Intanto da poco in Serie B è finita la partita tra Spezia e Palermo, è finita 1-1. Io saluto in redazione per l'ultima volta quest'anno Andrea Costantini. Ciao Andrea. Ciao, ciao a tutti e buonasera. Allora, è finita in Serie B, non facciamo il punto della Serie A perché si è giocato ieri. Vediamo i risultati in Serie D con l'ausilio della grafica. Questa è Serie D di Domodò, Serie B di Bari. Eccola qua. Come detto, si è appena conclusa Spezia Palermo, oggi ha vinto il Lecce, Andrea, pareggio per il Cittadella. Insomma, che pomeriggio è stato quello di oggi, aspettando Benevento Crotone nella giornata in cui riposava il Pescara. Ma intanto il Palermo non scappa, ha un po' sofferto alla Spezia e ha pareggiato. Era prevedibile la vittoria del Lecce, più netta di quello che dice il risultato. Dunque il Lecce stacca il Pescara, ma ora una partita in più, riposerà alla prossima giornata quando il Pescara riceverà il Venezia. Venezia sconfitto a sorpresa dal Cosenza col gol di una nostra vecchia conoscenza, un abruzzese come Tommaso D'Orazio, ex Teramo, cresciuto nel Pescara. Lui ha giustiziato Walter Zenga, Venezia che appunto cercherà riscatto in riva all'Adriatico, però il Pescara può colmare il gap che si è appena creato con Lecce. Diciamo che il pareggio del Cittadella è un altro risultato positivo, Cittadella sempre sotto col Perugia che era andato in vantaggio in due circostanze, alla fine 2-2, quindi il Cittadella poteva con una vittoria allungare il passo rispetto al Pescara, così non è. Ora Cittadella e Pescara hanno gli stessi punti e le stesse partite. Buono in ottica Pescara anche il pareggio del Verona sul campo dell'ultima della classe, il Livorno, che ora ha agganciato il Padova. Diciamo che complessivamente sono risultati che, compatibilmente col turno di riposo che aveva il Pescara, nel complesso sono risultati positivi. L'unica eccezione è la vittoria del Lecce, che però, vista la classifica e l'ottimo momento della squadra di Liverani, era un risultato ampiamente prevedibile. Però ripeto ancora una volta, il Lecce ora una partita in più rispetto ai biancazzurri e potenzialmente la squadra di Pillon può agganciare il Lecce giovedì, speriamo che sia così. Eh sì, abbiamo visto un assembramento soprattutto nella zona alta, zona playoff, abbiamo visto mister, tante squadre più o meno separate da pochissimi punti. È un campionato questo molto molto equilibrato. Pescara che, come sapete, tornerà in campo giovedì contro il Venezia allo Stadio Adriatico. Giovedì peraltro torna in campo anche il Teramo, giovedì 27 lo farà a Terni. Vediamo un attimo i risultati e la classifica dopo la vittoria 2-0 ieri contro la Triestina, mentre la Ternana ha perso, prossimo avversario del Teramo, ha perso in casa al 92esimo
contro il Ravenna, e allora questo potrebbe, un risultato che potrebbe costare la panchina a Gigi De Canio, che sta rischiando l'esonero, non ha diretto l'allenamento odierno, che è stato guidato da Brevi. De Canio ha avuto un colloquio con il presidente Ranucci e dunque potrebbe arrivare tra poco la notizia della separazione. Vediamo rapidamente la classifica perché poi dobbiamo vederci le partite di Serie D. Questa la classifica con il Teramo che ha 20 punti. Poi a metà della puntata apriremo anche una finestra sulla giornata di ieri. Però adesso concentriamoci sulla Serie D, girone F, con i risultati un po' ieri, un po' oggi, della 19esima giornata di campionato, ultima del girone d'andata e ultima del 2018. Campobasso Sammorese 0-0, Jesina San Giustese 1-0, Pineto Avezzano giocata ieri 3-3, Recanatese Forlì sempre giocata ieri 4-1, vittoria la prima esterna del Francavilla a Martorano sul campo della Savignanese 1-0, rete su rigore di Palumbo nel finale, ieri sera 2-0 del Cesena contro il Giulianova. Le partite di oggi, che erano 4, Isernia Matelica 1-1, e questo praticamente spiana davvero la strada al Cesena. Monte Giorgio Castelfidardo 2-1, pareggio a Notaresco tra Notaresco e Sant'Arcangelo 1-1, Vastese Agnonese 1-0. Vediamo la classifica al giro di boa. Il Cesena è campione d'inverno, 44 punti, 40 punti il Matelica, 33 la San Giustese, 32 Pineto e Recanatese, 30 Francavilla e Notaresco, 25 la Sammorese, 24 il Giulianova, 23 punti per Vastese e Montegiorgio, 21 punti per la Savignanese, 21 per Savignanese, Campobasso e Sant'Arcangelo, 19 per Forlì e Jesina, 18 punti per l'Avezzano, 17 per Agnonese Isernia, 12 punti per il Castelfidardo. Ora, mister, da te voglio un po' un giudizio su questa classifica, perché lo ricordiamo, sono sempre io, il vostro affezionato. Ah, grazie, telespettatore, vi seguo in streaming dalla Romagna. Vi rinnovo i complimenti per la trasmissione, grazie. Vi faccio una domanda. Secondo voi abbiamo preso il volo? Colgo l'occasione per augurare a tutti maggio, buon Natale, buone feste. Noi ovviamente contraccambiamo, caro amico. Buon Natale, buone feste anche a te. Allora giro la tua domanda a Tiziano De Padre. È la svolta del campionato questa? 4 punti di vantaggio del Cesena sul Matelica? Ma la svolta è ancora presto per dirlo, però sicuramente Cesena ha qualcosa in più delle altre, anche perché a dicembre ha fatto anche mercato importante, si è rafforzata. Matelica sta perdendo i colpi ultimamente, però poi dai, il blasone del Cesena alla fine verrà fuori, anche perché andare a giocare lì, giocano sempre con tantissimi spettatori, però la rosa è di prim'ordine, non è scappata, però probabilmente alla fine sarà Cesena che vincerà il campionato. E invece rimaniamo sulla classifica e rimaniamo sulle abruzzesi. Il Pineto gira a 32, Francavilla e Notaresco a 30, Giulianova a 24, Vastese a 23, Avezzano a 18 punti. Da chi ti aspettavi qualcosa in più? Da chi ti aspettavi qualcosa in meno e ti ha stupito quindi in positivo? Chi invece secondo te è in totale più o meno linea con le attese? Ma sicuramente Avezzano e Vastese, visto i proclami di inizio stagione, sono un po' sicuramente l'Avezzano in ritardo, ma anche la Vastese, anche perché Avezzano adesso ha perso dei pezzi importanti, però ripeto, i proclami di inizio stagione, i progetti erano altri e adesso si trovano in una situazione non certo piacevole. Stanno facendo bene le altre, anche perché Pineto e Francavilla hanno sicuramente degli organici importanti. Notaresco probabilmente la sorpresa del campionato, che sorpresa tra virgolette, perché poi se andiamo a vedere i calciatori, sono calciatori che hanno fatto la Serie D, l'hanno fatta bene negli anni passati e sono stati bravi ad assemblare la squadra. La squadra gioca bene, quindi diciamo sorpresa tra virgolette, perché i giocatori, chi conosce i giocatori, sono dei ragazzi, dei giocatori importanti, però hanno lì scelto anche degli under
interessanti. Eh sì, proprio sulla vicenda Under poi apriremo una ampia pagina. Ciao Jacopo, ciao, sono Luca da Giuliano. Ciao Luca, ieri ci stava di perdere a Cesena, ma l'occasione più pericolosa l'abbiamo avuta noi sullo 0-0, sempre sullo 0-0. Non ci è stato dato rigore gigante come una casa per poi prenderci il vantaggio. Andrea, io credo che poi riesamineremo anche da vicino la partita dell'Orogel Manuzzi, però certo. Io direi di iniziare subito dalle partite di questo pomeriggio, stando sulla cronaca. Partiamo proprio da Notaresco, Notaresco Sant'Arcangelo 1-1, servizio per noi di Ania Cantagalli, vediamo. Un Notaresco a due facce incappa nel quinto pareggio delle ultime sette gare, rimandando ancora una volta l'appuntamento con la vittoria. Al Vincenzo Savini finisce 1-1 contro il Sant'Arcangelo. Le due squadre sono accomunate dall'ultimo avversario contro il quale hanno trovato la vittoria, il Pineto, il 14 novembre per il Notaresco, il 14 ottobre per il Sant'Arcangelo. Cudini lascia in panchina Minella, chiamando Moretti a fare la punta centrale, con Laringe e Liguori ai suoi fianchi, rinunciando poi a Dalmazzi per infortunio. C'è Colonna di conseguenza a far coppia in difesa con l'ex Salvatori. La gara impiega un quarto d'ora a decollare, ma al termine della prima frazione il Notaresco avrà più di un ramare. I rossoblù riescono infatti a bucare la difesa ospite, ma sfornano e divorano diverse occasioni. Si comincia al quarto d'ora, quando Liguori spira per Moretti, la cui girata di testa finisce però fuori di poco. Due minuti più tardi Moretti fa tutto bene sulla destra, poi col mancino mette in mezzo, con bontà che di un soffio non arriva la deviazione verso la porta. E ancora Notaresco al 28esimo, quando Candellori penetra in area. La palla arriva ancora a Moretti, che però non trova lo specchio. Mentre il Sant'Arcangelo dell'ex Serie A galoppa latita, il Notaresco finalmente passa. Corvino sbaglia in disimpegno, di cuore ringrazia, e non fa ancora di più poco dopo Moretti, che sigla il quarto gol stagionale. Due minuti più tardi i padroni di casa rischiano dagli sviluppi di un angolo. Salvatori è infatti costretto ad immolarsi per evitare il pari di Gaiola. Prima di tornare dagli spogliatoi, Laringe appoggia per bontà, con conclusione che però termina alta. Stesso destino poco dopo per un tentativo di Moretti al 43esimo. Le occasioni non concretizzate nel corso del primo tempo tornano come fantasmi ad inizio ripresa. A difesa Notaresco troppo ferma, infatti, Fucchi fa tutto da solo, si infila e trova il pareggio per il Sant'Arcangelo. La squadra di Cudini prova a reagire tenendo il possesso, ma non trovando concretezza negli ultimi metri. Al 28esimo Rucci vede Liguori defilato in area, che ci prova di prima intenzione con tentativo respinto. La palla arriva poi a Candellori, ma la difesa ospite mura anche questa iniziativa. Alla mezz'ora la squadra di Cudini si gioca anche la carta Minella, non riuscendo però mai a servire bene l'attaccante argentino. Rispetto alla prima frazione, la ripresa offre ben pochi spunti, con un Notaresco che mostra l'altra faccia della medaglia rispetto ai primi 45 minuti, in cui i rossoblù avevano creato e sprecato. La squadra di Cudini gira quindi a quota 30 punti al termine del girone di andata, un bottino soddisfacente per una formazione che per molte gare ha anche espresso un ottimo calcio. Mister, ben nel primo tempo, forse qualche occasione che con rammarico adesso ci si ripensa un po' su perché è stata sciupata, meno bene nel secondo tempo. Ma direi molto bene il primo tempo, purtroppo come capita spesso non riusciamo a concretizzare quello che di buono facciamo, o perlomeno il minimo sindacabile. Oggi il primo tempo forse dovevamo stare sopra di almeno due gol, quindi... Però in questo momento è così e bisogna stringersi e continuare a credere in quello che facciamo, perché lo stiamo facendo anche bene, però non sta andando bene come all'inizio del campionato. È una fase di campionato che si conclude per noi positivamente, perché 30 punti il girone d'andata credo all'inizio erano inaspettati, quindi dobbiamo essere contenti di questo, anche se c'è rammarico per non aver portato a casa oggi il risultato che credo alla fine avremmo anche meritato. E hai detto bilancio soddisfacente al termine di questo girone di andata, per metà, forse oltre metà di questa prima parte di stagione siete andati anche oltre le più rose aspettative. Sì, come ho detto prima, sinceramente nessuno forse se lo aspettava di trovare un Notaresco così. Il merito dei ragazzi che finora hanno fatto qualcosa di importante, però se ci accontentiamo di aver fatto questo, sinceramente non ci siamo, bisogna andare alla ricerca di migliorarsi, l'ho detto anche ai ragazzi, quindi deve essere il nostro percorso che ci deve portare alla fine e raggiungere il nostro obiettivo, quindi questo i ragazzi lo sanno, questo non lo sappiamo, quindi dobbiamo continuare su questa strada perché prima o poi torneremo a fare bottino pieno.
Abbiamo sofferto molto il primo tempo, loro che giocano bene, lo sapevamo, però noi comunque siamo in emergenza sotto tanti aspetti, però l'impegno è stato grandissimo. A fine primo tempo ho cercato di correggere soprattutto l'aspetto mentale, che i ragazzi hanno risposto benissimo. E che bilancio possiamo tracciare al termine di questo giorno di andata? È stata un'estate particolare anche per voi sotto il profilo della giustizia sportiva? Sì, io il bilancio lo vedo positivo, perché purtroppo veramente ne abbiamo vissute tante, anche ultimamente, quindi sono andati via tanti giocatori, siamo una squadra veramente la più giovane forse di tutti, e quindi chiedergli tanto a questi ragazzi, io pretendo tanto da loro, però vedo che mi danno il massimo, che mi seguono, per me il bilancio è positivo. Chiaro che ci dispiace perché siamo partiti bene, tanto che non vinciamo, con due vittorie in più che forse avremmo meritato, magari saremmo un po' più alti, più sotto, a ridosso dei playoff, però sono contento, ragazzi. Ecco mister, meglio il primo tempo che il secondo, gli ultimi 45 minuti dell'anno, ci può stare che un po' si senta anche la fatica di una squadra che ha fatto 30 punti, lo ricordiamo, una proiezione sarebbero 60. Insomma. Sì, sì, no, ma anche oggi ha fatto bene, ha avuto tante palle gol, poteva vincere benissimo la partita, non sono riusciti a metterla dentro. Sant'Arcangelo ha perso dei giocatori importanti nel mercato di... Io li avevo visti a Pineto. Cascione su tutti. Sì, li ho visti a Pineto, molto meglio, molto meglio. Oggi li ho visti, a parte anche rimaneggiati, li ho visti in difficoltà. Il Notaresco sicuramente meritava di vincere. Siccome sei qui con noi, ovviamente noi ti stimoliamo soprattutto sui giovani, sui ragazzi, sui prospetti che si faranno, che noi probabilmente avranno un futuro luminoso, noi glielo auguriamo, perché il tuo ruolo inevitabilmente ti porterà a fare il giro per vedere 168 squadre di calcio, per trovare i giocatori in 168 squadre di calcio è più o meno come cercare un ago in un pagliaio, con delle limitazioni, perché lo ricordiamo che nel tuo ruolo tu non puoi convocare chiunque sia al di sotto di una certa età, vero? Sì, 2000-2001 è qualche 99 per il torneo di Viareggio, e in più non posso possiamo convocare prestiti di squadre professioniste. Quindi tutti i prodotti... Cioè, ad esempio, Liguori sarebbe non convocabile? Liguori adesso non so esattamente se è ancora del Pescara o del Notaresco, non lo so. Questo è da verificare. Noi quando convochiamo un ragazzo, poi c'è la segreteria che si occupa di questo, che pensa se è convocabile... Ah, è del Notaresco, mi dicono. Sì, quindi è convocabile. Infatti io sapevo che... Però lì in quei 99 che andremo a convocare, che sono pochi, cercheremo di andare sugli attaccanti che fanno gol, diciamo, perché di 2000-2001 che giocano in Serie D sono pochi, sono tutti quasi attaccanti esperti, i cosiddetti marpioni che giocano in Serie D. Però sta facendo molto bene Liguori, come Deramo dell'Avezzano, che è un 99. Sì, poi vedremo il servizio. Che è un 99, quindi anche lui convocabile, però sento sirene di squadre appetito da squadre... Da Uspezia. Sì, però noi monitoriamo un po' tutto, tra l'altro io non sono da solo, abbiamo osservatori in ogni girone, in tutti i gironi, in ogni regione d'Italia, quindi c'è un grosso lavoro dietro, abbiamo iniziato già con diversi raduni sia a nord che centro-sud, quindi ci stiamo preparando appunto per il torneo di Viareggio, ma ci stiamo preparando anche con il 2001, perché io oltre l'Under 19 faccio l'Under 18, sì, per due tornei molto importanti come il Caput Mundi nel Lazio e il Dossena a Crema, torneo importante giovanile a maggio. A proposito di 2001, ne abbiamo parlato anche qualche puntata fa, di questo Blando, 2001, sempre del Notaresco, che è un giocatore che ha stupito soprattutto per la personalità con cui si è presentato in questo campionato. Sì, anche perché in quel ruolo giocano pochi giovani da regista, sono quasi tutti terzi, tutti esterni, bassi, sì, o alti, portieri, invece lui
A parte che in 2001 già sono pochi che giocano titolare 2001 in Serie D, e più gioca in un ruolo molto, un ruolo delicato, importante, però anche se il notaresco, c'è anche Fabriani che in 2001, sì, 2001. Che ultimamente sta giocando sempre titolare da terzino destro. Però ripeto, Blando, lo scorsa settimana abbiamo fatto un raduno, erano quasi tutti 2000, tranne Blando che era in 2001. Era l'unico più piccolo degli altri. Diciamo sì, è sicuramente non ha sfigurato. Certo, peraltro questo è un, non so se tu hai la stessa sensazione, allora per De Parre 99 di Giacomo Della Vastese, tutta scuola Pescara, terzino, mezzala e quinto di centrocampo. Ma sì, noi monitoriamo tutti, noi guardiamo tutto, e, ripeto, 99 abbiamo pochi numeri da scegliere perché nel torneo di Viareggio possono, ancora non viene fuori il regolamento preciso, però massimo 3,99 possono giocare, quindi noi dobbiamo cercare di prendere il meglio, ma soprattutto cercheremo di prendere davanti, questa è l'idea. Ti chiedevo, hai la sensazione anche tu che a volte, spesso per necessità, come prima abbiamo sentito Galloppa, ha detto noi eravamo rimaneggiati, siamo una formazione molto giovane, però che ci sia una apertura un po' diversa in questi ultimi anni verso magari soprattutto in Serie D, mettere in campo qualche giovane in più? Sì, io sto vedendo che in tanti giocano con più giovani rispetto a quelli che sarebbe necessario. Sarebbe necessario, e questo io credo che sia molto positivo. Anche questa politica di farli giocare obbligatoriamente. Però sto vedendo che ci sono veramente tanti ragazzi interessanti. Stiamo monitorando tutte le squadre e vedo che ci sono tanti ragazzi interessanti che potrebbero spiccare il volo. Il Viareggio è una vetrina importantissima. Ecco, io ho sotto mano proprio la distinta di oggi di Notaresco Sant'Arcangelo: Monti 99, Fabriani 2001, Siena 98, Blando 2001, Liguori 99, Laringe 98, sono 6. Anche il Sant'Arcangelo, guarda quanti. Sant'Arcangelo sono 2000 Battistini, 2001 Guglielmi, 2000 Pigozzi, 98 Damo, 99 Corvino, 97 Bondioli, 99 Fucchi che ha segnato il gol dell'1-1, 96 Gaiola, 85 Falomi, Nicola Falomi il più esperto, 94 Moroni, 98 Guidi, in panchina addirittura 2002, 2001, 2000, insomma tantissimi, tantissimi. Oh, no, mi sono dimenticato di chiederti con che modulo poi vorrai giocare, più o meno, se ci hai pensato. Questa no, è una cosa che vedremo dopo, nel senso che in base ai migliori che cercheremo di, che poi non è facile, perché sicuramente ne lasceremo tanti che meriterebbero di venire al Viareggio, perché sono tanti ragazzi interessanti. Quindi in base poi alle caratteristiche dei ragazzi che porteremo al Viareggio sceglieremo il sistema di gioco. Come si sceglie un ragazzo, o meglio, un allenatore come te va su un campo a vedere una partita, da che cosa riconosce un ragazzo che è inserito in una partita in cui ci sono giocatori molto più esperti di lui? Che cosa devi notare per dire ah, questo lo seguo con attenzione perché magari lo convoco? Ma innanzitutto bisogna dire che è diverso tra allenatore di rappresentativa nazionale e allenatore di club, perché in un club tu puoi prendere anche un ragazzo in prospettiva, quindi puoi aspettare, può darsi fisicamente non è ancora pronto, però tu intravedi delle qualità importanti, tecniche, tattiche. Mentre noi abbiamo bisogno, siccome ce l'abbiamo, li dobbiamo mettere in vetrina subito, di ragazzi, diciamo, quelli più pronti, diciamo, che hanno anche dal punto di vista di struttura fisica, anche di forza, perché poi noi al Viareggio giocheremo contro delle squadre primavere, che quest'anno c'è la Primavera 1 che è veramente il livello altissimo da quando è cambiato. Le vedo sempre le partite di Primavera 1, la struttura è imponente dei ragazzi che giocano in Primavera 1. Quindi non a caso la Juventus gioca la Lega Pro, Primavera. Ma anche il Torino, ci sono delle squadre veramente che a livello fisico. E quindi stiamo vedendo, a parte il livello qualitativo dei ragazzi, ma anche importante la struttura fisica, perché poi è questo anche che fa la differenza.
ma anche nelle nazionali di Serie A giovanili, dove ti confronti con le altre nazioni che hanno tanti ragazzi di colore, quindi che hanno grande struttura. Sì. E noi stiamo vedendo che nel campionato di Serie D stiamo seguendo tanti ragazzi di colore che stanno facendo benissimo, perché appunto forse sono indietro dal punto di vista tattico o anche tecnico, però hanno grande forza. Andrea, vengo da te per chiederti un po', dopo questa prima parte, poi sentiremo anche l'intervista al presidente del Notaresco Di Giovanni, però per fare anche con te un riassunto giovanile di quanto abbiamo visto in queste prime 19 giornate, perché di ragazzi interessanti e non solo delle squadre di casa nostra ne abbiamo visti. Sì, sì, abbiamo parlato diverse puntate fa di Blando, che è un ragazzo che quasi casualmente è arrivato al Notaresco, però chi lo ha tesserato ha avuto l'occhio lungo, perché ha riconosciuto in lui delle qualità importanti. È un 2001, il mister lo conosce bene, quindi ho avuto modo anche di allenarlo per qualche ora, quindi magari ci dirà anche meglio, però è sicuramente tra le sorprese più interessanti. Un ragazzo campano che sta dimostrando anche una certa personalità, anche per il tipo di ruolo che ha, perché un giocatore che sta lì davanti alla difesa in un 4-3 è un ruolo cruciale. E Cudini, che ha avuto anche coraggio ma ha intravisto anche lui certe qualità, gli ha affidato un compito davvero di rilievo. Quindi lui è probabilmente l'under meraviglia in salsa abruzzese di questa prima parte di stagione. Sicuramente poi c'è Shiva, portiere classe 2000, che però devo dire questo trasferimento al Pineto, questo è un giudizio del tutto personale, forse gli ha tolto qualcosa, perché lui ha giocato delle partite straordinarie nella prima parte di stagione, para rigori, decisivo in tante occasioni. Questo trasferimento, ma già la partita prima, proprio quella contro il Pineto, lo 0-4, già lì non era lui. Ieri due rigori contro, non li ha presi, ora non perché si creino così tante aspettative necessariamente, però sai, comunque tre gol sul groppone, e ho come la sensazione che questo trasferimento da Giulianova a Pineto abbia un po' inciso sul suo rendimento nell'ultimo mese. Prima però era stato il portiere forse più decisivo del raggruppamento, e parliamo di un 2000. Paga forse il fatto di non essere granché strutturato, ma quella è anche un po' la sua forza, perché è un portiere molto reattivo e di grande personalità. Poi c'è un altro ragazzo che poi viene monitorato, Sant'Agata della San Giustese, un terzino sinistro che ha fatto abbastanza bene nella prima parte di stagione. Quindi questi sono un po' i giocatori che sono sul taccuino di osservatori anche del mister Tiziano De Patre. Poi insomma ce ne sono tanti altri, però direi che questi sono alcuni di quelli che sono spiccati nella prima parte di stagione. Sant'Agata è interessante, sarà già convocato per l'Under 18, perché lui è anche lui in 2001, quindi la San Giustese nelle ultime partite sta giocando terzino destro e terzino sinistro 2001. Shiba, io adesso non so se è il cugino o il fratello del portiere del Giulianova, un terzino destro molto interessante anche lui, titolare da 3-4 partite nella San Giustese. 2001 anche lui, proprietà Sassuolo. Però mi hanno detto che dovrebbero girarlo adesso alla San Giustese, quindi è convocabile per me. Ok, quindi, nel momento in cui diventa, sì, della San Giustese è convocabile. Sì, questo è a differenza di Sant'Agata, ha grandissima forza fisica, 1,85 m, mentre Sant'Agata sembra già un giocatorino pronto, ha giocato sempre quest'anno, ma anche lo scorso anno credo abbia giocato. Sempre titolare anche lui, come Monti della Recanatese, terzino sinistro, anche lui 2001, sì. Un altro prospetto molto interessante. Ci sono. Ecco, permettetemi di aggiungere, perché è stata una rivelazione, anche Camplone del Pineto, sì, che è un ragazzo che sta facendo molto bene in quel centrocampo, è entrato in punta di piedi a inizio stagione, poi è diventato un titolare sostanzialmente, a giudicare dalle scelte di Amaulo, e quindi è un ragazzo che anche lui, secondo me, è da attenzionare.
Sì, sì, sta facendo bene anche lui. Infatti ieri c'era poi Di Renzo dell'Avezzano che era prima Pineto. Sì, che era Pineto. Sì. E adesso è tornato lì. Anche Camprone. Confermano, di Sciba, il terzino della Giustese, confermo che il cugino di Sciba è il portiere del Pineto. Quindi grazie per la precisazione. Peraltro prima ci avevano scritto che Blando è una scoperta di Luciano Di Giampaolo. Che, non lo so. Che però tu conosci bene per sì, trascorsi qualche anno fa. Chieti. Direttore generale del Chieti. Sì. Eccoli qua, giovani in evidenza, Blando saluta la promozione. Questo è un articolo un po' datato perché era nel momento in cui firmava per il notaresco e davvero complimenti al notaresco che si Damiano Promotion, squadra di settore giovanile dell'Interland napoletano. Eh sì. Ci fermiamo solo per un attimo, poi dobbiamo ascoltare anche l'intervista al presidente del notaresco Di Giovanni, che fa il punto della situazione dopo questo girone d'andata, dopo la pubblicità. Eccoci rientrati, seconda parte dell'Abruzzo del pallone, stiamo parlando del notaresco, dei tanti giovani che hanno permesso, non solo loro ovviamente, di fare una prima parte di campionato davvero straordinaria. Ascoltiamo le parole del presidente rossoblu, Salvatore Di Giovanni, ascoltiamo. Presidente, c'è un po' di rammarico quest'oggi per questo 1-1 finale, un notaresco un po' a due facce, bene nel primo tempo, un po' meno bene nel secondo. Hai detto bene, sì, effettivamente, ma questa non è la giornata di oggi, praticamente rispecchia un po' le ultime partite di questo mese e mezzo. Giochiamo, creiamo azioni da gol, non facciamo gol e poi alla prima occasione lo subiamo. È chiaro che poi secondo me abbiamo dato tanto il primo tempo, poi il secondo tempo diciamo con quell'infortunio del portiere, perché secondo me è stato un infortunio, la squadra secondo me si è un po' disunita e quindi non abbiamo rischiato niente, anzi abbiamo creato anche il secondo tempo qualche occasione da gol. Questa era una partita da vincere 4-5-0 e ci ritroviamo con un pareggio, l'accettiamo, però insomma il calcio è così. E girate a quota 30 punti a termine del girone di andata, per gran parte siete stati in zona playoff, adesso non più, comunque è un bilancio soddisfacente per lei? Guarda, se era l'inizio del campionato ti dico che era di più di soddisfacente, però per come stavamo messi in per come siamo andati, per come stavamo andando, è chiaro che adesso sinceramente siamo stati praticamente dalla prima giornata fino a oggi alle 2, eravamo in zona playoff, ne usciamo proprio l'ultima giornata di campionato, è chiaro che un po' di rammarico c'è, però eravamo partiti per la salvezza e dobbiamo raggiungere prima la salvezza e poi pensiamo ad altro. Però se giochiamo sempre così, io penso che prima o poi la ruota gira, perché è impossibile che non riusciamo a concretizzare tutte quelle azioni da gol che facciamo. E facendo globalmente un bilancio di questo 2018, è stata un'annata importante perché dal San Nicolò lei ha deciso di spostarsi tra virgolette a notaresco, è una scelta che rifarebbe? Assolutamente sì, anche perché qui insomma c'è una società, c'è uno stadio, c'è una piazza e quindi San Nicolò io penso che era arrivato ormai alla fine, Serie D non ne potevamo più fare per tante situazioni e quindi questo credo che sia stata la scelta migliore, è chiaro che dobbiamo seguitare, è una piazza difficile perché qui ci sono tanti tifosi che si lamentano, già oggi si lamentavano perché non abbiamo vinto, è chiaro che però insomma meglio questo che non avere tifoserie. Chiudiamo ovviamente con gli auguri di Buon Natale e anche di Felice Anno Nuovo. Assolutamente sì, quindi auguri a tutti di Buon Natale, a tutti i telespettatori e a voi addetti ai lavori, quindi a tutti quanti che sia un Buon Natale per tutti e soprattutto un 2019 più roseo del 2018. E auguri anche da parte nostra al notaresco, al presidente Di Giovanni e anche il cugino di Sciba della Vastese. Intanto è una grande famiglia quella Sciba, che ha giocatori, tanti giocatori in Serie D. Oh mister, te che sei praticamente oggi eri al notaresco, praticamente in casa, a casa tua, oh, finalmente possiamo dire che si è risvegliato un entusiasmo intorno ad una squadra dei colori che negli ultimi anni avevano visto poco calcio che conta. Il notaresco è da sempre un paese dove si respira calcio. Paese piccolo, ma non so quanti calciatori ha sfornato da sempre. Ma non parlo a livello dilettantistico, parlo sì, a livello di professionisti, quindi. Non so, c'è un'aria particolare, non lo so, lì sono nati tanti calciatori e è una piazza dove il calcio è importantissimo e quest'anno vedo così i miei concittadini di nuovo felici, anche numerosi allo stadio e stanno così
grazie anche a questi ragazzi che stanno facendo molto bene. Molto molto bene. Ti chiedo, sì Andrea. No, volevo solo aggiungere una cosa in merito alle parole di Cudini, ma soprattutto del presidente Di Giovanni, che l'appetito vi è mangiando e di conseguenza il campionato finora svolto non è positivo, è molto positivo, però questa lieve flessione non di prestazione ma di risultati lascia una punta di amaro in bocca sia tra i tifosi che oggi evidentemente non erano contenti alla fine della partita, sia tra i giocatori, nello staff tecnico e nello stesso presidente Di Giovanni. Lo si evince chiaramente, 30 punti avrebbe firmato Di Giovanni a inizio di stagione, se gli avessero detto giri a 30 ti va bene, caspita, firmo subito. Poi per come sono andate le cose il Notaresco è stato sempre tra le prime posizioni, sempre in zona playoff, ora è fuori e non è più la migliore abruzzese. E se pensiamo inizio stagione è un grande risultato, per come è andato il campionato resta la mano in bocca, però siccome questa squadra continua a giocare bene io penso che ci sono i presupposti per cui il calo sia contenuto e magari la squadra possa riprendere quota. L'importante è non abbattersi, soprattutto come ha detto Cudini, non rilassarsi sugli allori, non adagiarsi, perché il più in chiave salvezza sembra fatto, ma giocare sempre con cattiveria, con la volontà di migliorarsi, e se questi giovani vogliono crescere, non solo Blando ma tutti gli altri che avete citato, devono farlo, devono chiedere a loro stessi sempre di più e così facendo io penso che il Notaresco potrà restare nella parte alta della classifica. Oh, io dico anche una cosa, aggiungo una cosa al tuo discorso che approvo pienamente, dico anche che l'annata positiva la si vede anche, coraggiami se sbaglio, che nel momento di leggera flessione arriva la sosta. Anche in questo, diciamo, o si è fortunati o si è comunque la squadra la si è preparata in un certo modo. Ci sono dei momenti in cui un giocatore, un gruppo di giocatori sente che deve un attimo tirare il fiato? Assolutamente sì, poi ci sono gli infortuni, durante la stagione. Adesso arriva Natale, quindi avranno tempo per ricaricare le batterie, anche se ripeto, ad esempio se guardiamo la partita di oggi non sembra una squadra in difficoltà perché avrebbe meritato di vincere ampiamente. Sì. Vediamoci adesso la partita dell'Aragona di Vasto, è l'Aragona di questo pomeriggio, un bel sole, poi nel finale è scesa anche un po' parecchia umidità. Vittoria 1-0 della Vastese, gol in apertura di Vito Leonetti, che fa girare gli aragonesi a quota 23 punti, vediamo. Il massimo risultato col minimo sforzo, così la Vastese si regala un Natale felice chiudendo con 3 punti un girone d'andata, in cui il cambio tecnico ha migliorato una situazione che, vista la partenza d'handicap, poteva farsi complicata. L'1-0 all'Agnonese riassunto nel rigore di Leonetti in apertura e poco altro, prima di dirsi arrivederci al 2019. Un intoppo di formazione per Fabio Montani, De Meio classe 2000 è squalificato e allora il tecnico deve rinunciare a Fiore per far debuttare Ferrara. Coetaneo di De Meio è di fatto un obbligo per rispettare la regola degli under. Foglia Manzillo dall'altra parte si affida al tridente con il sorgente, ancora è Antonelli, ma deve rivedere subito i suoi piani, perché dopo neppure 2 minuti Cassese entra in ritardo su Leonetti in area di rigore, perde Usagno di Faenza e rigore e il bomber aragonese spiazza Kuzmanovic, ma soprattutto manda avanti i suoi con la rete numero 11 in campionato. La reazione granata dal tredicesimo, quando Ancora libera il sinistro violento da posizione defilata, ma manca la porta, seppur non di molto. Agnonese più manovriera, la Vastese si limita a controllare, ma non trova quella fluidità di manovra che le permetterebbe qualche ripartenza in più. La prima frazione restituisce una Vastese che, trovato il vantaggio lampo, troppo spesso si abbassa a protezione del risultato. A 10 dall'intervallo allora è Antonelli a provare uno slalom in piena regola e ci vuole la chiusura tempestiva di Del Duca per evitare guai peggiori. Ad inizio ripresa Foglia Manzillo richiama Salifu per inserire Iawo, di fatto alzando ancora di più il baricentro granata. Montani allora inserisce Russo, uno degli ultimi arrivati, per Stivaletta, ma di emozioni continuano ad essercene poche. In fondo l'Agnonese non è che faccia soffrire le penne dell'inferno e di conseguenza gli aragonesi non si dannano certo l'anima per cercare il raddoppio. In più qualche giocatore in casa biancorossa non sembra essere al top della forma, il che rende tutto decisamente più complicato. La formazione di Montani però corre un rischio serio.
spaventoso alla mezz'ora della ripresa. Tiro cross di Yawo. Patani è scavalcato, ma la traversa a respingere la traiettoria. L'azione prosegue e il fallo di Peic sul Capellupo scatena la reazione del numero 4 Granata, che prende il giallo ma va faccia a faccia con l'arbitro, rimediando il rosso diretto, che vuol dire doccia anticipata. Per il centrocampista Granata le porte degli spogliatoi le apre un ospite speciale. Per l'occasione a godersi, si fa per dire, la gara dell'Aragona. In superiorità numerica ci prova Leonetti a chiudere i conti, ma il suo piazzato è debole centrale. Al minuto 87 è sempre lui a farsi vedere, con una girata in bello stile, ma a lato. L'ultimo assalto molisano di Formuso, il colpo di testa è solo un filo impreciso, con l'Aragona che trattiene il fiato nel timore della beffa. Vittoria di misura dunque per la Vastese. Appuntamento ora al 6 gennaio 2019. Montani fa 20 punti in 13 partite. E se in casa Vastese il timore della bassa classifica è solo un ricordo, è anche merito suo. Fabio Montani, ultima dell'anno, massimo risultato, minimo sforzo, quel gol di Leonetti e poi poco altro. Sì, una partita molto delicata, sentita. Quando è così poi difficilmente puoi vedere belle partite sotto il profilo qualitativo, sia per noi che per l'Agnonese. Noi siamo stati bravi a trovare questo guizzo e poi devo dire siamo stati molto bravi a soffrire, è una cosa molto importante, perché per l'obiettivo che abbiamo noi questa qualità sarà la qualità predominante. Quindi i ragazzi hanno mostrato di saper soffrire. Probabilmente ci è capitato già qualche altra volta la palla per chiuderla, perché ovviamente loro si esponevano e noi in campo aperto potevamo fare meglio. Su questo dobbiamo sicuramente lavorare, però un grande applauso ai ragazzi, perché girare a 23 è una cosa che forse ancora non si è capito bene, perché avevamo 3 punti quando sono arrivato, girare al 23 dicembre a 23 punti, se non so gli altri risultati, vi posso assicurare che è un'impresa da parte dei ragazzi. Quando sei arrivato la Vastese, hai detto bene, aveva 3 punti, 20 punti in 13 partite, che voto daresti a Fabio Montani? No, assolutamente, io non me ne do i voti, li lascio dare agli altri, io faccio parlare il campo e faccio parlare i fatti dicono che abbiamo fatto 20, io ho fatto 20 punti, se non erro è una media di 1,60 a partita, fate voi. Abbiamo visto oggi probabilmente anche qualcuno in fase calante che forse aveva bisogno un po' di respirare questa sosta un po' lunga, capita a pennello. Sono d'accordissimo, perché ci sono persone che hanno tirato la carretta per, io oggi sono 60 giorni che sto qui e abbiamo fatto praticamente 13 partite, come dicevi, in 60 giorni. 13 partite in 60 giorni significa giocare ogni 5 giorni e per 8-9 partite hanno giocato sempre gli stessi, qualcuno forse l'ha già dimenticato. È chiaro che adesso stanno pagando dazio e quindi sono sicuro che questa sosta va proprio a pennello per me. Fare gli auguri un po' a tutti i tifosi sportivi di Vasto. Assolutamente, a tutti i tifosi di Vasto, a tutta la città, alla società, ai presidenti, a tutto lo staff mio, ai ragazzi, di passare un serenissimo Natale, perché ce lo meritiamo. Probabilmente quel gol a freddo ha un po' scombinato i piani di una partita che probabilmente avevate pensato in un altro modo. No, noi l'avevamo pensata così, nel senso che comunque nei limiti del possibile, sia in casa che fuori casa, quando l'avversario, diciamo, ce lo concede, cerchiamo anche di farla la partita. L'abbiamo fatta praticamente noi, fino all'espulsione l'abbiamo fatta noi. Siamo partiti ad handicap, abbiamo preso questo gol, loro bravi ad approfittare di una nostra ingenuità. Ma poi la partita l'abbiamo fatta noi, non abbiamo creato grandissime occasioni, però comunque il possesso palla c'era, il dominio del gioco c'era. Con l'Isernia un secondo tempo ad una porta e non riusciamo a segnare, finisce 0-0. Col Montegiorgio un'altra partita che la devi vincere, sbagli un rigore e poi non sei neanche capace di portarti lo 0-0 a casa, prendi anche gol nel finale. Oggi un'altra partita, secondo me, per quello che ho visto io, è una partita che tranquillamente potevi quantomeno pareggiarla e siamo stati capaci di complicarci la vita con un rigore dopo 6 secondi e un'espulsione nel nostro momento migliore. Evidentemente abbiamo dei limiti, dobbiamo correre ai ripari perché così non ti salvi mai. Insomma, un po' caustico Foglia Manzillo, che insomma se l'è presa soprattutto, non solo con il rigore che c'era, ma soprattutto se l'è presa con l'espulsione di Peic, che rivediamo, perché in realtà è un'espulsione, se vogliamo, molto ingenua, in una partita non bella, dobbiamo dire la verità, c'è questo fallo che c'è, poi
prende il giallo e va proprio faccia a faccia con l'arbitro, poi dice no, scusa, ma solo nel momento, solo dopo in cui l'ha fatto. Poi c'è Babbo Natale che gli apre la porta degli spogliatoi, insomma, reazione che probabilmente poteva evitare. Chiedo a Tiziano De Padre, 23 punti per la Vastese, Montani ne ha fatti 20 in 13 partite. Chiaro che quando una squadra sta lì sotto non è facile poi risalire. Il fatto che questa squadra piano piano innanzitutto sia tornata nella parte sinistra è già un grandissimo successo. Ma non è facile anche perché Vasto è una piazza importante, una piazza esigente, quindi sì, giochi con tanta pressione, sappiamo che ci sono tanti giovani, quindi la pressione è altissima. Adesso pian piano si stanno tirando su, anche perché hanno veramente dei giocatori per la categoria, sono alcuni veramente sono importanti, sì, cioè, i Leonetti, i Fiore per citare quello, Stivaletta, che io quando era under a San Nicolò pensavo che potesse avere un'altra carriera sinceramente, perché giocava alla grandissima e poi si è un po' fermato. Però ripeto, la piazza da mette pressione, però pian pianino adesso si tireranno su perché ha giocatori importanti. Certo, Andrea, io ho fatto una piccolissima statistica oggi veramente mentre seguivo la partita, non è che ci fosse tantissimo da vedere e l'avete capito anche dai messaggi che stanno arrivando. Oggi partita veramente, insomma, brutta da parte della Vastese, che non è che abbia rischiato chissà che cosa, però magari ci si aspetta che qualcosa, qualche azione in più la si poteva obiettivamente fare. Però Fabio Montani ha spiegato che era importante vincere, qualcuno era un po' a corto di fiato. Ho fatto una statistica perché oggi si chiude un 2018, Andrea, per la Vastese, insomma, da archiviare presto, perché girone di ritorno della stagione scorsa disastroso, in cui la Vastese, che viaggiava altissima in classifica, perde addirittura i playoff, non li disputa nemmeno. E in questo, ora, al di là del recupero in questa fase finale, l'inizio con 3 punti in, mi pare, 6 partite. 2018 lo abbasso, probabilmente lo dimenticheranno in fretta. Ho fatto una statistica nel 2017-2018, quindi seconda parte della stagione scorsa, 4 vittorie e 11 sconfitte, e oggi, con quella di oggi invece, 6 vittorie e 8 sconfitte, quindi ha vinto 10 partite su 36, ecco, meno di un terzo tempo delle fa, partite. Aggiungo che qualche tempo fa avevo detto che magari quest'anno si inverte, faceva il contrario, il trend dei gironi, perché sono stagioni che la Vastese fa una grande andata e un pessimo ritorno. Quest'anno invece l'andata è stata fatta sicuramente al di sotto di ogni più rosea aspettativa. Magari il girone di ritorno sarà migliore, e deve essere migliore, anche perché se noi guardiamo la classifica davvero è difficile stare tranquilli, perché lì sotto tante squadre si sono rinforzate, e io penso che fino alla San Maurese, non voglio arrivare addirittura a Franca Velenzoresco, ma fino alla San Maurese tutte quante possono rischiare, perché la classifica, chiaramente, dovendo computare le ultime 6 come 2 retrocesse e 4 play out, poi ecco che ci sono, dopo Isernia e Castelfidardo e dopo Agnonese, Avezzano, Forlì e Jesina, 3 squadre a 21, Monte Giorgio e Vastese a quota 23, Giulianova, San Maurese a quota 25, insomma, tutte squadre che rischiano, le distanze sono estremamente corte, e non c'è una squadra materasso, tutte possono fare risultato anche contro le big. Il Castelfidardo meritava almeno un punto contro il Cesena, perché per gran parte della partita ha tenuto testa la squadra capolista. Insomma, non sarà facile salvarsi quest'anno, quindi la Vastese non può assolutamente pensare che girare a 23 può essere il prologo di un ottimo girone di ritorno. Bisogna continuare a lavorare a testa bassa, Fabio Montani lo sa, ma quest'anno salvarsi sarà dura, così come sarà dura ad esempio per l'Avezzano uscire fuori da quella secca, perché ci sono squadre lì in basso che si sono rinforzate, alcune si sono indebolite, e penso al Sant'Arcangelo,
Da un punto di vista tecnico si è indebolita anche l'Avezzano per i noti motivi, si è indebolito a mio avviso anche il Giulianova, quindi è una salvezza tutta da conquistare laddove ci sono squadre come il Forlì ad esempio, che ha fatto un'ottima campagna acquisti per rinforzare la squadra e non solo il Forlì. Dunque la Vastese farà bene a invertire il trend dei gironi per non rischiare grosso, perché ripeto, fino al sest'ultimo posto nessuno sta tranquillo. Sì. Assolutamente, anche perché queste sono le partite più complicate da vincere, quella che devi vincere per forza, perché poi c'è la sosta lunga. Teneva comunque una squadra rinforzata come l'Agnonese, è semplice poi. Non è affatto semplice, adesso il mercato è chiuso, c'è la sosta e si ripartirà, però anche sotto ci sono delle squadre che si sono rafforzate, quindi è un campionato difficilissimo, campionato dove puoi perdere con l'ultima, puoi vincere con la prima, quindi è molto livellato. In eccellenza si scrivono, ci sono alcuni under, molti under in prestito dalle squadre di Serie D che sono molto bravi. Però noi, per quanto riguarda l'under 19, possiamo attingere solo dalla Serie D. Mentre per quanto riguarda l'under 18 possiamo attingere dall'eccellenza, quindi 2001 dell'eccellenza. Quindi dal 2001 in sotto. 2001. Oh, okay. Però anche lì il discorso non devono essere squadre, prestiti di squadre professioniste. Però se sono prestiti di squadre di Serie D, sì. Però immagino, io mentre mi parli penso al database che hai a casa, e che deve essere una cosa monstra. C'è da impazzire, c'è da lavorare tantissimo ogni giorno, quotidianamente, anche perché arrivano dati in continuazione, giocatori, col mercato che c'è. Poi adesso a gennaio c'era il mercato dei professionisti, quindi qualcuno può darsi andrà via, quelli più bravi, quindi noi non li possiamo prendere più. Sì, è sempre uno di quelli. Sì, è sempre in evoluzione, però è il lavoro. Ti chiedo una curiosità, visto che abbiamo parlato del Notaresco, ma anche poi insomma all'inizio abbiamo detto se era la fuga giusta del Cesena. Per un ragazzo di questa età è meglio stare in una squadra che gioca bene o in una squadra che vince? Ma di solito la squadra che gioca bene vince. Di solito, sì. Però ripeto, una squadra che gioca bene mette in evidenza il ragazzo. Naturalmente viene messo più in evidenza una squadra che gioca bene, sicuramente sì, perché noi vediamo tanti under che giocano in squadre che non giocano tra virgolette e non si mettono in evidenza, può darsi che sono bravi, degli esterni bassi che vengono frenati proprio dal modo di giocare della propria squadra e quindi non spingono, no? E poi invece hanno quelle qualità, quindi è difficile e quindi è meglio giocare in una squadra che gioca bene sicuramente. Ma allora la rendo ancora più un po' più complicata, un under che quest'anno gioca, mettiamo, nel Cesena avrà un processo di maturazione più veloce? Beh, un under che gioca nel Cesena è un under che ha sicuramente personalità. Io già ne ho convocato uno, un centrocampista del Cesena. Anche nel Bari ci sono degli under importanti. Sì, nel Bari, nell'Avellino. Sì, molto, molto importanti. Quelli sono prestiti e sono veramente di livello molto alto. Sicuramente perché poi giochi davanti a 7, 8, 9 mila spettatori, quindi certo. Maturi prima e la personalità viene fuori. Andrea, il Pineto arriverà secondo, il Materica molla sempre, in Abruzzo solo Pineto e noi che cosa ci andiamo a vedere? Il pirotecnico 3-3 del Mariani Pavone. Sì, perché poi ci devi far vedere anche alcuni uno o due episodi di Amoviola? Anche tre. Sì. Pineto Avezzano, Roberta Di Sante. Il 2018 di Pineto e Avezzano si chiude con un entusiasmante 3-3, giunto al termine di una partita combattuta e senza esclusione di colpi. I due tecnici schierano entrambi un 4-3-3. Nelle fila del Pineto, assenti Stefano Amadio e Pepe per squalifica, Amaolo fa esordire Shiba tra i pali, inserisce Pomante in difesa ed Esposito in cabina di regia. In avanti Tomassini è sostenuto da Ciarcelluti e Massa. Avezzano senza Conti e Bisegna in extremis già
Giampaolo è costretto a rinunciare anche a Padovani. Al suo posto c'è Dosa nel tridente con Deramo e Manari. Gli ultimi 90 minuti prima del giro di boa sono incandescenti fin dalle primissime battute. Due giri di lancette e Tomassini va ad impattare di testa. Fanti blocca in due tempi. Al quinto, il primo episodio chiave del match. Deramo lancia Besana, Marini lo contrasta fallosamente. Secondo il direttore di gara il fallo è dentro l'area. Calcio di rigore che Deramo trasforma spiazzando Sciva per l'istantaneo 1-0 ospite. La reazione del Pineto è veemente. All'ottavo Mazzei dalla destra fa partire il traversone per Tomassini che incrocia di testa alle spalle dell'ex Fanti, riportando il risultato in parità. È il gol numero 100 in carriera per il centravanti biancazzurro. Al tredicesimo tegola per il Pineto che perde Marianeschi per un problema muscolare. La mezzala non ce la fa ed è costretta ad uscire dal terreno di gioco. Il Pineto è momentaneamente in 10 e Deramo ne approfitta con un'azione personale che strappa applausi e lascia impietrita la difesa biancazzurra. Il diagonale vale il nuovo vantaggio avezzanese. Al diciassettesimo si ristabilisce la parità in campo con l'ingresso di Di Rocco e un minuto più tardi il Pineto va in gol con Orlando, ma la rete viene annullata per fuorigioco. L'Avezzano guadagna campo nella parte centrale del primo tempo e sempre sull'asse Deramo-Besana continua a far male. Azione fotocopia del primo gol al 36esimo e secondo penalty di giornata per i biancoverdi. Ancora Deramo di fronte a Sciva non si fa immobilizzare e corona con una tripletta l'ultima partita con la maglia dell'Avezzano in attesa di calcare altri palcoscenici. Ma i primi 45 minuti riservano ancora emozioni. Al 40esimo infatti, proprio prima di rientrare negli spogliatoi, Tomassini viene agganciato in area. Questa volta il rigore, il terzo di giornata, è per il Pineto. Il centravanti non sbaglia e arriva a quota 8 reti in stagione. Si va così a riposo sul 2-3 in favore degli ospiti. Gioco e spettacolo anche nella ripresa, con il Pineto che nel tentativo di recuperare lo svantaggio parte subito forte. In avvio Di Rocco in diagonale fa la barba al palo. Al nono, azione insistita della squadra di casa. Prima Di Rocco chiama la respinta Fanti, poi Camplone costringe Puglielli al salvataggio sulla linea. Al diciassettesimo, dopo aver già avanzato Di Rocco, Amaulo getta nella mischia anche Fratangelo e Cruz, passando di fatto ad un 4-2-4 a trazione anteriore. La mossa risulta azzeccata. Al ventiduesimo, sugli sviluppi di un corner dalla destra, Ciarcelluti di tacco c'entra in pieno il palo. È il preludio al gol del pareggio, che arriva al ventinovesimo. Fratangelo se ne va sulla sinistra e serve in mischia Cruz, che a porta vuota può insaccare il 3-3, firmando il primo gol in biancazzurro. Ancora Fratangelo al 31esimo costringe poi al miracolo Fanti, che si ripete al 39esimo sul pregevole tentativo di Cruz. Le due squadre danno spettacolo fino alla fine. Al 43esimo è Esposito a incunearsi in area, ma l'estremo marsicano dice ancora una volta no. L'ultimo sussulto al 52esimo, sugli sviluppi della punizione di Camplone, Orlando impatta di testa, ma la difesa avezzanese salva sulla linea. È il brivido finale di una partita che il Pineto ha provato a vincere fino alla fine, trovando di fronte a sé un muro e le parate di Fanti. I biancazzurri pagano a caro prezzo alcune disattenzioni difensive che l'Avezzano ha saputo sfruttare al meglio. Ok, pirotecnico ieri, 3-3, 6 gol, Andrea, tanti rigori, abbiamo sì, visto. 3 e ho molti dubbi su tutti e tre. Te lo dico subito. Bene, bene, sì. Così ci scaldiamo. Dai. Sì, sì, sì. E intanto sì, prima fammi rispondere, il rigore per la Vastese non c'era, si è buttato. Oddio, che si sia buttato veramente non credo, anche perché se guardate bene, io vi consiglio di andarvelo a rivedere, il difensore neanche protesta, non protesta proprio, cioè riconosce di essere arrivato con un attimo di ritardo. Andrea. Sì, i tre episodi, possiamo sì, partire in ordine cronologico, l'atterramento in questo caso di Besana ad opera di Marini, e a me sembra che se un tocco c'è è fuori dall'area, ma comunque c'è l'autosgambetto,
E comunque sia tutto avviene fuori dall'area di rigore. Se noi andiamo, ecco, ci fermiamo, anche l'autosgambetto è fuori area. Quindi, ammesso che sia fallo, e qualche dubbio ce l'ho, comunque è fuori area. Fuori area. Questo... Forse il guardalinea ha dato rigore addirittura, ha aiutato l'arbitro. Non so se è sbagliando, ma sembra fuori area, sembra. Sì, sì, il contatto mi sembra fuori area. Ginocchio, cioè, allora, o è un contatto che fa in modo che il piede sinistro vada poi sulla gamba destra, o altrimenti non c'è proprio niente. Comunque sì, è fuori area. Sì, va bene. Questo non, magari molti non l'avevano colta. Va bene, poi c'è il secondo episodio e anche qui mi sembra che il fallo, sempre di Marini, sia fuori area. Comunque inizi fuori area, poi dopo il giocatore finisce dentro l'area, ma in realtà fuori dal campo. Però se ci facciamo caso, guardate anche i piedi, il grosso del contatto avviene fuori area. E poi il giocatore finisce, diciamo, nella proiezione dentro l'area. Io credo, fuori, esatto, che probabilmente i piedi sono fuori, ma sì, forse l'arbitro, ma lo interpreto, io non c'ero alla partita, vi sto vedendo adesso. Forse l'arbitro interpreti proprio la proiezione del corpo nel momento del contatto, ma se tirate una linea perpendicolare. Anche il momento in cui c'è l'abbraccio mi sembra che siano fuori. Soprattutto qui inizia l'abbraccio e fuori. Sì, qui sicuramente sì. Poi dopo, ecco, si può disquisire se il contatto matura più dentro l'area. Però, insomma, qui il grosso, cioè comunque l'inizio del contatto sicuramente è fuori anche in questo caso. Certo, non è andata bene all'arbitro che ha dovuto decidere su due interventi davvero al limite dell'area di rigore. Io ero allo stadio, in tribuna era lontanissimo, quindi era difficile, però nel primo rigore forse è stato aiutato dal guardalinee, perché ha indicato il guardalinee che era rigore. Però è difficile, veramente difficile. Sembra che non ci fossero nessuno dei due, sembra. Il terzo episodio, Andrea. Però guarda, dico di più, se il terzo c'è me ne convinco dalla reazione dell'autore del fallo, Deramo, non dalla dinamica. Perché Deramo viene fischiato rigore e resta lì quasi sentendosi colpevole. Ma io anche qui ho molti, molti dubbi che ci sia calcio di rigore. Tu dici che non c'è il contatto? Non lo so, diciamo che nel vedere a velocità normale sembra più rigore, qui rivedendo, non lo so, qualcosina mi lascia perplesso, insomma. Forse da dietro lo tocca sul tallone. Forse. Sì, forse c'è un piccolo contatto, poi è stato bravo a proprio sì, piccolo a buttarsi. Ripeto, l'unica cosa che mi convince è la reazione di Deramo, un po' come quella di Cassese dell'Agnonese. Per il resto, anche qui qui siamo dentro l'area, ma tutto questo era fallo contatto su, per generare un danno ai danni di Tomassini. Che va. Ah, Tomassini. Buonasera, oltre ai rigori inesistenti, vedo nettamente superiore. Io dico la verità, non riesco a decifrare se fosse rigore o no. Dico, a me la cosa che più rivedo quell'azione, se la possiamo rimettere, più la cosa che mi salta agli occhi è il rimbalzo di Tomassini sul pallone. Sul pallone, sì. Sì. La cosa che mi è rimasta impressa, eccola qua, op. Rimbalza lui sul pallone. Comunque, in realtà, come vedete, non è mai neanche semplice, anche allargando, rallentando, non è neanche semplice giudicare. Avezzano e Campobasso non meritano la classifica che occupano. Pineto non capisco perché ha mandato via Mazzocchetti. Dite voi, diciamo noi, non lo so perché ha mandato via Mazzocchetti. È chiaro che nel momento in cui va a prendere un portiere come Sciba, probabilmente avendo Amadio, Remo, non Stefano che ha un altro ruolo, avendo Amadio dietro, sai che hai un under molto forte titolare, Amadio è la riserva, per Mazzocchetti le porte si potrebbero chiudere, ma è un'interpretazione che io provo a mettere in bocca alla società, ma non è detto che sia questa.
Per il CT dei Padri. Beh, un diciamo per... Jacopo che... Sì, intanto mi segno questo prima che scompaia il messaggio. Ma... 99 campo basso, la barba, esterno basso sinistro, ex primavera Pescara e Notaresco, poi mister ti faccio rispondere. Sì, a me. Mazzocchetti è un 98, Fargione è un 99, Shiba è un 2000. Tenete d'occhio che se si vuole puntare su un portiere under... Anche quale under? Il 98 è l'under. L'anno prossimo non sarà più under. Non ho capito. Dico, l'anno prossimo non lo sì, sarà più. Sì, ok, però voglio dire, se tu hai l'under meno giovane in altre zone del campo e non vuoi utilizzarlo in porta, lì invece uno dei 2,99 lo metti in porta, ora addirittura hai un 2000 in porta, nel senso del Pineto. Il guaio del Giulianova, ad esempio, è che prima aveva un 2000, adesso ha un 98. Ecco perché il Giulianova cerca un portiere che abbia un'età ancora più giovane per non dover rimescolare le carte riguardo agli under circa i giocatori di movimento. Sembra una banalità, ma guardate che purtroppo in Serie D con questo fattore degli under le formazioni vengono sconvolte se lì dove tu hai un under di una certa età non hai il cambio della stessa età. Sì, sì. Ecco perché molte volte vale la pena avere, che ne so, un terzino destro 99, devi avere un cambio con 99, altrimenti devi rimescolare la squadra. Eh sì, è vero. Sì, si sì, fanno... il Campobasso ha Sposito 2001, portiere. Forlì, sì. Mordente ha giocato tantissime partite, 2001. Se riesci ad avere un 2000, addirittura 2001 in porta, sì. Anche il 2001 è difficilissimo, se ne vedono pochi. Per il 2000 ce ne sono tantissimi, sei più agevolato. Le coppie... Meglio, quindi parafrasando quello che ha detto Andrea, le coppie meglio ancora se sono proprio parità. Sì, 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 parità, ma anche soprattutto per quanto riguarda il portiere, proprio 2000 o più giovani, più giovani, così hai possibilità poi di mettere i 99 che sono più pronti in mezzo al campo. Certo. Certo. Io mi sorprendo quando molti dirigenti sportivi nel costruire una squadra di Serie D optano per un terzino destro di una certa età e poi non hanno il cambio che ha la stessa età ed è o un over o un under con un anno di meno. E poi vanno in crisi gli allenatori quando devono rifare la squadra. Certo. Quindi poi ci vuole un certo acume e devi essere anche magari fortunato, oltre che bravo, a trovare un giocatore e la sua alternativa, possibilmente della stessa età. Sì, chiarissimo, chiarissimo. Ci fermiamo per la pubblicità, non cambiate canale, poi torniamo con Cesena Giulianova, tra poco. Eccoci rientrati, ultima parte di questa ultima puntata dell'Abruzzo del Pallone 2018, poi ovviamente torneremo anno nuovo. Cesena Giulianova 2-0, gli highlights della partita di Tele Romagna, vediamo. Una vetta conquistata, una rimonta completata, ma prima di sedersi a tavola ci sono ancora 90 minuti da scrivere e da vivere. Il Natale, insomma, può aspettare ancora qualche giorno. Una buona serata da Cesena, Orogel Stadium, Dino Manuzzi, da dove vi saluta Luca Alberto Montanari. Cesena Real Giulianova fa calare il sipario sul girone d'andata del Cavalluccio, schizzato improvvisamente al comando della classifica dopo la vittoria di domenica scorsa a Castelfidardo. Si comincia Tortori qui, cerca di sfondare, ma vedete c'è anche qua un po' di imprecisione. Bravo però Noce ad anticipare Antonelli, poi a cercare il cross, Fortunato! Fuori di qualche centimetro, si è divorato un gol incredibile, Jacopo Fortunato al 32, rivediamo, perfetto cross di Noce, Fortunato da 4 metri, la mette fuori, ma questo è un grave errore. Si prosegue il rimorchio di Fortunato, dentro, Tortori, Tortori! Pallone fuori, incredibile, chance colossale anche qui al 34esimo, come è uscito non lo sappiamo, rivediamo Tortori a tu per tu con Mazzocchetti, esterno della rete, ma un'altra incredibile palla gol, Tortori cerca il cross dentro l'area, copre di testa Ricciardo, tra i guanti di Mazzocchetti dilaga il Cesena ma il gol non arriva, 36 sul cronometro, perfetta assistenza di Loris Tortori, colpo di testa di Fortunato che questa volta prende il tempo a De Fabrizis, non angola e allora è graziato il portiere del Real Giulianova Mazzocchetti. Fischia l'arbitro, Alessandro, la calcia dentro, Noce di testa! Incredibile anche questa chance, tutto facile per Mazzocchetti, era liberissimo Mario Noce, andiamo a rivedere, guardate un po', arcobaleno di Alessandro, Noce è liberissimo, la colpisce forse di spalla addirittura.
ci sono ancora 10 secondi, brutto fallo, bruttissimo fallo di Torelli su Alessandro, questo è da cartellino rosso signori, arriva solo il giallo per Torelli, pazzesco, pazzesco, andiamo a rivedere. Questo è rosso, rosso tutta la vita, fischia l'arbitro, finisce il primo tempo con un clamoroso errore da parte del direttore di gara che ha risparmiato del rosso Torelli. Balducci è libero a destra, Torelli, va Torelli, carica a destra, deviazione, deviato Di Paolo, poi Benassi, calcio d'angolo. Alessandro dentro l'area di testa, Rutiens, subito Rutiens, vantaggio del Cesena, firmato Cristian Rutiens di testa, bravissimo il difensore centrale spagnolo, la sblocca lui, grande angolo di Danilo Alessandro, il colpo di testa del debuttante difensore centrale, rivediamo, sontuoso colpo di testa di Rutiens, pallone nell'angolino imprendibile per Mazzocchetti, 11 sul cronometro, Alessandro Tortori lo scambio, Tortori prova il sinistro, Mazzocchetti male, Rutiens, poi Mazzocchetti bene invece, benissimo, addirittura un passo dalla doppietta il difensore centrale del Cesena, guardate un po', gran botta, malissimo Mazzocchetti, poi parata sontuosa. Alessandro intanto controlla bene il pallone dentro il campo, trova un varco per De Feudis, al limite De Feudis, il destro, Mazzocchetti male, poi in due tempi riesce a far suo il pallone, va Benassi con il destro, gran volo, poi Ricciardo di testa, guardate un po', sì, praticamente un piattone, vedete, Mazzocchetti poi vola, ma poteva davvero essere il raddoppio, dal basso ancora più bello, guardate un po' la traiettoria, pazzesca davvero. Tonelli, pallone filtra, Biondini, Biondini, al limite Biondini, Mazzocchetti, Campagna, il cross dentro l'area, Biondini di testa, il biondo, Davide Biondini, la chiude lui, grande cross di Campagna, torsione pazzesca di Davide Biondini che poi bacia quella che è la sua maglia preferita, la sua seconda pelle, guardate qua, bellissima immagine da sigla televisiva del girone d'andata, 1-2-3, gioco, partita, incontro, Cesena 2, Real Giulianova 0, Cesena campione d'inverno. Eh sì, Cesena campione d'inverno, Giuliano che sullo 0-0 con Torelli ha anche sfiorato il vantaggio, l'avete visto? Campagna, classe 2000 del Cesena, stavamo notando, che giocatore è interessante. Molto, sì sì, molto interessante perché poi può giocare mezzala, trequartista, è molto duttile, già l'abbiamo avuto ad un raduno, ragazzo interessante, a qualità. Ci scrivono di La Barba, classe 99 del Campobasso, complimenti a chi l'ha preso, ci hanno scritto il direttore sportivo. Sì, sì, noi monitoriamo tutti, ripeto che per quanto riguarda i 99 stiamo cercando di portare, diciamo, gli attaccanti, perché di 2000-2001 attaccanti ce ne sono pochi che giocano, quindi stiamo lavorando lì, però noi non escludiamo niente, anzi, perché se uno è bravo fa la differenza. A proposito di Campobasso, prima, per chi insomma ci ha seguito l'anno scorso e per chi è attento alle vicende del Campobasso, ricorderete nella seconda parte un giocatore, un attaccante che è Carbo. Sì, Carbo. Che no, è un giocatore che tieni molto, sì, sì, sotto controllo. È un 99 che sta facendo benissimo nel Roccella, sta giocando, sì, nel Roccella in Calabria, il girone I. Credo sia il girone I, ragazzo molto interessante, un attaccante molto interessante, sì. Andrea! Sì, volevo far notare come giustamente in molti dicevano, ora il Cesena farà mercato e rimonterà, al di là della rimonta agevolata dal crollo del Materica, però effettivamente il mercato incide, perché se guardiamo, arriva Fortunato e Fortunato dal Pineto risolve un paio di partite in trasferta al Cesena. Torelli decisivo a Castelfidardo, spacca la partita e fa far gol ad Alessandro. Prelevato Rutiens dalla Recanatese, gioca la partita con Giulianova, segna il gol dell'1-0 e per poco non fa doppietta ed è un difensore. È evidente che questa squadra, potendo spendere, ha speso bene, ha rinforzato un organico già di per sé forte, ma
sono state allargate le alternative per Angelini, e se il Matelica, che comunque aveva una lotta impari da fare, aveva tenuto molto bene e si era creato anche un margine per poter in parte resistere al ritorno del Cesena e poter tenere vivo il campionato fino alla fine, in realtà questo crollo ci dice che il Cesena è destinato probabilmente ad andare via. Ne sapremo di più, se non sbaglio, alla terza giornata di ritorno, perché ci sarà Cesena Matelica. L'andata il Matelica sì, vinse al 95esimo 1-0 nel finale. Se il Cesena vince quella partita e stacca il Matelica, il campionato sarà finito già a fine gennaio. Purtroppo quelli di Arena Romagna fanno vedere solo le cose che interessano le squadre romagnole, come il fallo di Torelli urlando rosso rosso, poi non fanno vedere il rigore netto. Purtroppo questo è il lato, l'altra lato della medaglia del stare in un pool di emittenti, ma non ti preoccupare, perché poi quando viene da noi anche noi mettiamo la nostra parte, nel senso, poi gli restituiamo il servizio ovviamente in chiave abruzzese. Questo vabbè, è normale, ognuno diciamo che cura gli interessi della propria regione. Oh Andrea, prima di chiudere ci vediamo la prima vittoria in trasferta, sì, del Francavilla, sì, 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 a Martorano, sì, nel modo più dolce e più amaro invece per la Savignanese. Eh sì, 0-1 vittoria del Francavilla, gol di Palumbo, vediamo. Proprio all'ultima giornata di andata il Francavilla rompe il tabù trasferta e passa a Martorano contro la Savignanese 0-1. I giallorossi fanno loro l'intera posta all'ultima azione e nel momento migliore dei romagnoli, dopo aver peccato di concretezza nella prima ora di gioco. Il tecnico del Villa, Rachini, lascia Palumbo in panchina in non perfette condizioni, ma sarà il centrocampista napoletano a entrare e risolvere la partita dagli 11 metri. Banegas, Mancini e Montagnoli giocano a ridosso di Dos Santos. Nel primo tempo il Francavilla si fa preferire e colleziona all'11esimo la migliore palla gol dei primi 45 minuti con il palo colpito da Mancini. Al 25esimo timide proteste del Villa per l'anticipo di Battistini su Montagnoli, che si stava avventando sul cross di Samuel Di Renzo. Fa poco la Savignanese, Nazari interrompe senza problemi il triangolo tra Manuzzi e Peluso, mentre nel secondo minuto di recupero ancora Mancini prova dalla distanza, ma Pazzini blocca agevolmente. Ripresa sempre con il Francavilla a menare le danze con il colpo di testa su azione d'angolo di Mele. Al quinto, altra ghiotta palla gol per la squadra di Rachini, punizione di Banegas per l'incornata di Nazari, Pazzini smanaccia, poi Gregorio impedisce il tap-in a porta vuota di Dos Santos. Al decimo ci prova anche Banegas da fuori area, ma blocca Pazzini in due tempi. Nella Savignanese entra Tamagnini che cambia la partita e dopo metà ripresa i romagnoli salgono in cattedra. Proprio Tamagnini al 26esimo serve Longobardi, fermato dall'uscita a valanga di Spataro. Ha inizio una partita nella partita tra il portiere giallorosso e il centravanti dei romagnoli. I duelli li vince Spataro, che ipnotizza Longobardi lanciato da Guidi al 28esimo, e si ripete al 34esimo quando l'attaccante viene smarcato da Manuzzi. 6 i minuti di recupero. Al quarto di questi Manuzzi non arriva sul traversone di Tamagnini, poi l'episodio decisivo al 96esimo sul colpo di testa di Bedin. Il direttore di gara vede il tocco con la mano di Vandi, calcio di rigore che Coco Palumbo trasforma con invidiabile freddezza. Un gol da 3 punti per tenere il Villa a ridosso della zona playoff e regalare al Francavilla davvero un bel Natale. A gennaio si riparte forte, derby in trasferta col Pineto. Prima vittoria esterna dunque all'ultima giornata di andata per il Francavilla. Andrea, anche qua ti abbiamo trovato l'uomo da seguire, perché non so se sì, tu sai che Andrea è uno che ha il radar, lo conosce il mister, io non lo conoscevo, dico la verità, è appena arrivato a Francavilla. Sì, Boop Mansur, dicono che sia forte. Che sia forte, un 2000. Quindi andrò a vederlo adesso al anno nuovo Pineto, c'è Pineto Francavilla. C'è Pineto Francavilla. Vediamo se inizierà a giocare. Ne parlano benissimo. Può giocare, mi dicono, sia in difesa che in mezzo al campo. Ha giocato un quarto d'ora, penso, domenica. Però ne parlano bene. Noi gli facciamo gli in bocca al lupo, sperando che insomma sia la sua fama sia poi effettivamente corroborata. Dai fatti. Andrea, prima di chiudere, sì, ti faccio vedere un po' di immagini della partita. Saliamo in Lega Pro, perché la Lega Pro, come la Serie B, non si ferma. Torna in campo giovedì, dopo il Natale. Ti faccio vedere un po' di immagini della partita di ieri, di Teramo Trieste. Chi ci sarà sulla panchina delle Fere?
Chi ci sarà sulla panchina delle Fiere? Stanno decidendo innanzitutto sull'eventuale esonero di Gigi De Canio, che però sembra essere una cosa abbastanza quasi scontata. E che mi dici della partita di ieri? Sei un po' stupito. Mister De Meio Vastese 2000. Guarda, gliel'ho segnalato che mancava oggi proprio quando sono tornato. Non è convocabile, è un prestito. È un prestito del Parma, credo. È un prestito del Parma. Quindi noi non possiamo convocarlo. Dovrebbe i prestiti essere... da squadre professionistiche. Comunque ci informiamo per bene, quindi però lo conosciamo. Non sono convocabili. Andrea, ti avevo interrotto. Sì, non mi ha sorpreso la buona prestazione del Teramo, perché contro queste squadre normalmente il Teramo fa delle discrete prove, poi non concretizza. Ieri lo ha fatto nella parte finale, quando sembrava che il momento migliore del Teramo fosse alle spalle, invece l'ha saputa vincere. Però che il Teramo giochi buone partite contro squadre quotate non è la prima volta che lo vediamo, semmai soprattutto al Bonolis stecca contro le squadre di pari grado. Però bisogna fare un plauso a questa ritrovata concretezza della squadra, la buona prova. Semmai cosa mi ha sorpreso è la pochezza di una Triestina che invece è una delle migliori squadre del campionato per organico e per classifica. C'è sicuramente merito del Teramo, probabilmente non è stata la migliore Triestina, priva peraltro di Granoce, però Teramo ha fatto bene, ha meritato la vittoria, e ora c'è quest'ultima gara per chiudere il girone di andata a Terni. Secondo me anche lì il Teramo potrà fare una buona prova, non so se basterà, poi bisogna vedere se la Ternana arriverà col nuovo allenatore oppure no a questo appuntamento, ma poi ancora più importante sarà la gara che chiuderà l'anno, la prima di ritorno, perché si torna a giocare in casa, per una squadra che deve salvarsi è fondamentale fare punti in casa. Chissà se ci sarà Rocco Costantino con la maglia del Sudtirol. Sarà la curiosità del pomeriggio. E sarà la grande attrazione, perché immagino che molti tifosi del Teramo gli faranno la corte, non bastasse quella della società, e quindi vedremo, insomma. Io penso che il Teramo non steccherà di brutto la partita di Terni, farà la sua prova. È chiaro che se la Ternana fa una gran partita è difficile fare punti al Liberati, lì dipenderà anche dall'avversario, però il Teramo esce rinfrancato da questa gara di ieri. Non ci sarà ancora speranza, questo lo diciamo praticamente per certo, perché non recupererà per il 27. Oh, mister, prima di chiudere, ti hanno chiesto, al di là degli under a Pineto, visto che ci fai spesso, chi ti piace? Ma è difficile scegliere a Pineto, perché Pineto è secondo me uno tra gli organici più forti del campionato. Se avesse tenuto anche Fortunato sarebbe veramente il livello del squadrone. Cioè, giocatori come Pepe, Amadio, Cercelluti, Marianeschi, cioè c'hanno veramente adesso Cruz Tomassini, Fratangelo. Io penso che veramente hanno un organico importantissimo. Ripeto, se avessero tenuto anche Fortunato a livello del Cesena. Eh sì, forse anche più forte. Intanto Mazzei, che a questo punto deve ambire al secondo posto, cioè il primo posto tra gli umani, quindi togliendo il Cesena, il Pineto ha tutte le carte in regola per ambire al secondo posto. Allora intanto dalla redazione, non dove Andrea, dall'altra redazione, giustamente la nostra Nania Cantagalli mi dice che oltre a Speranza, che non ci sarà, anche Celli è in dubbio, uscito ieri, sostituito da Mastrini nel corso della ripresa, ovviamente in casa Teramo, quindi potrebbe essere in dubbio. La Vastese ha uno dei settori giovanili più forti d'Abruzzo, ditelo, noi lo diciamo, certo che lo diciamo. Complimenti al settore giovanile della Vastese. Oh, siamo davvero in chiusura, vediamo il prossimo turno, ma saremo già anno nuovo di Serie D, ovviamente, perché con questo numero si chiude l'Abruzzo del pallone per quest'anno, la prima del girone di ritorno. 2019 l'apriamo con la prima del girone di ritorno. Campobasso Saggiustese, Cesena Vezzano, Giulianova Agnonese, Isernia Forlì, Jesina Recanatese, Monte Giorgio San Maurese, il derby tra Pineto e Francavilla, Notaresco in casa contro il Castelfidardo, Savignanese Sant'Arcangelo, la Vastese, se il Cesena dovesse vincere, come non ci auguriamo, e la Vastese ha pure un impegno tosto
contro il Matelica. Sarà la 20ª giornata di campionato. Io sono davvero in chiusura. Grazie davvero, buon Natale, buon anno a Tiziano De Pari. Grazie mister. Grazie a voi, buon Natale, buon anno a voi e a tutti i telespettatori. Ti auguro davvero un buon lavoro perché grazie. Ne hai tanto, ma è molto molto bello. Ci farai conoscere, speriamo, e darai la possibilità a tanti ragazzi che si stanno mettendo in luce in questo campionato bellissimo. Grazie ed auguri al nostro Andrea Costantini. Ciao Andrea. Tanti auguri di buon Natale, tanti auguri anche di buon anno per quanto riguarda l'Abruzzo del pallone, ma sì. Avremo modo di rivederci anche in questa settimana con altri appuntamenti sportivi e poi appena posso, anche subito, mi vado a vedere gli highlights di Bari Roccella perché voglio vedere all'opera Augusto Scarbo anche se non ha segnato. È certo. Va poi bene, Roccella va. Roccella, Cittanovese. Sono... Bari. Allora, ti dico che non ha segnato. Non è uno dei due marcatori, no. Ha segnato Simeri per il Bari, il secondo gol. E Floriano anche. E Floriano, esatto. Floriano sì. E Simeri per il Bari. Non mi ricordo gli attaccanti, non mi ricordo i marcatori del Roccella, però sono sicuro che adesso che vai Roccella, Cittanovese, grandi squadre. Sì. Non vedo l'ora. Va bene, grazie Andrea, grazie alla nostra squadra, non li elenco tutti perché altrimenti poi mi dicono sempre elenchi tutti, ci metti tanto tempo. No, io ringrazio e faccio davvero tanti auguri alla nostra squadra che devo ringraziare perché è stata una prima parte di stagione bellissima. Speriamo che lo sarà nella seconda parte. Faccio gli auguri a tutti voi perché ci avete seguito con particolare attenzione. Poi c'è chi siamo piaciuti un po' di più, un po' di meno, ma vi vogliamo bene comunque. Vi auguriamo davvero un buon anno, anzi un buon Natale prima che un buon anno. Buon Natale, buon anno. L'Abruzzo del pallone torna il 6 gennaio, giorno dell'Epifania, con la prima giornata del girone di ritorno di un campionato bellissimo. Buona domenica.